guidare Bill con una mano è già divertente, va? Questa si chiama Spiaggia d'Aliso, guardate che bel Defender, è una delle poche spiagge dove in Corsica praticamente, cioè, si può. Lì c'è un locale, lì tutte le macchine parcheggiate praticamente in spiaggia, un Defender e una... Non lo so, Nissan, non male, però troppo trafficata per i miei gusti. Minchia, guardate che strada, in due qua non ci passiamo. Speriamo non ci sia nessuno. Madonna, guarda che roba. Allora, dire che fa caldo non è poco, di più. E quindi ci siamo fermati, ho dato l'acqua a Cherie, io ho bevuto una coca, tra l'altro è coca in latino, capito, no? Da 66, boh. E poi una marmellata ai frutti bosco che ha la consistenza del burro fuso. Allora, l'idea di oggi è di salire a Col Saint-Jean, che già conosco, in realtà è... Da questo lato, cioè il lato ovest di Capocorso, una strada, un pezzo della strada alla fine è crollato e hanno fatto una variante off-road strada. Motivo per cui qualche anno fa non riuscii a raggiungere la cima, mentre dall'altra parte col Ducato non l'avevo fatta. Il dubbio è, spero che la variante sia fattibile per Bill, penso di sì, però non me la ricordo. E mal che vada, se non riesco a raggiungere la cima, che però merita veramente tanto perché 1000 metri, si dorme al fresco, c'è una bellissima alba, c'è un bellissimo tramonto, bellissimo tutto, e mi fermo un po' più in basso, vediamo. Però bisogna andare a dormire al fresco perché stanotte ha fatto troppo caldo. Cioè, io di andare a dormire al mare con 23 gradi e il ventilatore acceso, no. Là in fondo si inizia a intravedere una cava di amianto, penso ormai in disuso, però molto particolare perché ci si passa quasi dentro, molto strana. Di là si vede lì in mezzo Saint Florent, che segna il confine, insomma, diciamo che finisce Cap Corse, e poi da lì inizia il Désert des Agriates, che è veramente molto bello e faremo domani. Fa ridere perché ci sono questi bar praticamente in mezzo alla strada, sono molto carini. Ah, pure. Madonna, guarda che comostro. Madonna. Terribile. Quello là è tutto il Désert des Agriates. Là. Il blocco posteriore. Boom. Thank you.
Attenzione! C'eri in terza ridotta! Si sale veramente con nonchalance. Pensare che da qui eravamo scesi con una musa. Eravamo scesi col Ducatone. Che è gelata abbastanza, eh. Però da Cisco forse messa meglio. Quarta ridotta, neanche 20 all'ora. Ah, che spettacolo. Vabbè, ma qua. Ciao proprio. Ciaone. Portaci a Col San Jean! Dai, dai! Ti faccio vedere un bel panorama! Allora, la strada è peggiorata tantissimo. In salita da qua non so se me la sarei sentita, col Ducatone. Ci sono dei solchi dove, cioè, o passi lì o passi lì. Il problema è che se prendi dei buchi, delle pietre col Ducatone sotto, spacchi tutto. Con Bill fino a 30 cm neanche ti fermi a guardare, cioè. Con Bill senti tante botte solo perché non ha un buon assetto. Quindi è molto boom 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 botte, però vai tranquillo. Se uno avesse veramente voglia di spenderci soldi, ci fai un bel assetto che ammortizza come si deve. Minchia, ste buche qua, ma neanche le senti. So che ovviamente spenderci tanti soldi sul mezzo così vecchio, poi Antonio comunque lo usa poco. Cioè, boh, ma neanche te ne accorgi. No, ma quel pezzo lì sfondavo tutto sul Ducatone. Bisogna vedere se da Cisco la strada si è messa meglio. Magari sì, non è detto. Non lo so.
qui dovrebbe esserci il pezzo che è venuto giù anni fa, però boh, magari l'hanno rifatto, magari l'hanno riempito di pietra, non lo so. Vediamo. Dubito che possa essere un problema per Bill. Più che altro una paura mia e una incapacità di guida. Vediamo. Qui addirittura è asfaltata. Questa cosa mi è nuova. Ah, era qua che era venuta giù. Era venuta giù qua e bisognava fare quel passaggio. E io quasi quasi lo faccio. Perché no? Madonna. GoPro resta video. Eccomi. Allora, siamo finalmente arrivati a Col Saint Jean. C'è l'omonima cappella, che tra l'altro, ah no, lì è chiuso, sì, è vero. Qui capire come sia messa la strada è veramente molto difficile, andrebbe fatta. Vista da qua sembra messa meglio, però io che ne so che là dietro non ci sono poi le pietre, i morti. Qui l'hanno messa a posto l'ultimo tratto, quello brutto. L'ho fatto comunque, vedere lavorare il meccanismo dietro delle sospensioni dei due ponti è incredibile. Il 6x6 e quindi anche il blocco davanti, faccio veramente fatica a non a dargli un senso, sì, a dargli un senso, nel senso che comunque già con il blocco posteriore vai veramente ovunque, perché lui quando va in twist una ruota si alza, a lui non gli frega un cazzo, col blocco posteriore gliene dà. Cioè qua non rende, perché in video non rende mai niente, ma è pendente. Comunque adesso vedo un attimo dove piazzarmi. C'è l'aria fresca, non mi sembra vero. E anche Sherry sta meglio, che anche lei patisce veramente tanto il caldo. E quindi ora ci piazziamo. Allora, quello è il versante, di là c'è il nord, di là c'è l'est, di là il sud perché c'è tutto il dito e da quella parte l'ovest, quella è tutta, là c'è San Florent, quello è il Desert des Agriates e poi ancora più dietro si vede poi la zona di Il Rousse, Calvi, eccetera, eccetera. Madonna che posto! Spettacolo, voi non potete capire quanto mi faccia piacere sentire l'aria fresca. Adesso vado a farmi la doccia, così l'acqua è calda, c'è l'arietta fresca, eh? E poi penso che mi vestirò anche volentieri. C'è una luce pazzesca, guardate che roba. Domani voglio svegliarmi all'alba perché il sole sorgerà di là e quindi se c'è una buona visibilità si può vedere tutta la linea della Toscana praticamente, quindi è veramente fighissimo, è uno spettacolo.
Dai raga, ma che posto è? Cioè, è veramente bellissimo. Ci sono già stato già, penso, 4 volte in questo punto. Una volta con la Musa, una volta col Ducatone, forse 2 volte col... Vabbè, 3 o 4 volte, non tantissimo. Però ci vengo sempre volentieri perché è un posto veramente magico. È uno di quei posti in Corsica dove anche d'estate non c'è quasi nessuno. Magari nel mese di agosto qualche combriccola con quei fuoristrada, però poca roba. Ho sentito una compagnia che fa viaggi e tutto e mi hanno detto che dalla parte di Sisco dovrebbe essere messa meglio la strada. Comunque aggiornerò la mappa e scriverò che le condizioni sono peggiorate molto dall'altro lato, dal lato di Olcani. E Sisco, boh, probabilmente è fattibile. Comunque, sono venuto in questo posto fighissimo. Oggi ho provato Bill abbastanza bene, anche se è veramente mostruoso. Cioè, uno gli mette il blocco dietro e con le ridotte, a parte che la prima ridotta è cortissima e fai veramente cosa vuoi. E mi piacerebbe in questo viaggio, non dico metterlo in crisi, ma trovare un senso, tra virgolette, alla trazione integrale 6x6 e non 6x4 e il blocco anteriore, anche se, boh, forse nel fango, perché su un terreno, sul fango e sulla sabbia, perché su un terreno accidentato, per quanto abbia buche grosse, ha un'escursione molto importante e comunque col blocco dietro, cioè una delle 4 ruote dietro spinge. E comunque, boh, è fighissimo, è uno spettacolo. Vabbè, mi faccio la doccetta. Uè! Ma no! È una local, Sherry! Ma no, è casa sua! Siamo noi a casa sua! Sherry, se ti dà, ti apri in due, eh! Vedi non fare la splendida! Ciao! Non fate casino, è stanotte! Hai finito? Ma che ti frega? Sta andando a fare la cena anche lei?